poco più di 16 anni fa uscì nelle sale, tipo il 24 settembre, Le conseguenze dell'amore, un film di 1 ora e 40 per la regia del famoso Paolo Sorrentino, che vede come protagonista assoluto Tony Servillo, uno dei magistrali interpreti della cinematografia attuale, passata e futura italiana, veramente uno tra i migliori. E c'è la partecipazione, un po' come cameo, di Andrea Giannini, che è abbastanza bravo come attore, sa fare il suo senz'altro. Subito pongo in essere le colonne sonore, che trasmettono un ritmo serrato, avvolgente e agghiacciante, veramente ti trascinano in tutto e per tutto lungo tutto il percorso della pellicola cinematografica. È un giallo, un crimine, un crime praticamente, un thriller, e vede al centro delle vicende Tony Servillo, Titta di Girolamo, un nome abbastanza grossolano che dà l'idea del film, in effetti, che è in particolar modo ridicolo e agghiacciante allo stesso tempo, ma che il tutto non rovina nulla, appunto, perché è un film di pregevole fattura e tra i migliori dell'ultimo ventennio, senza alcun dubbio, ma anche secondo me, insomma. Oggi l'ho visto perché è disponibile su Netflix, lo vidi su altre piattaforme in passato e ne sono rimasto piacevolmente sorpreso per una seconda volta, da rivedere senz'altro. Tita De Girolamo è un uomo di 50 anni, fuma sempre. Ogni mercoledì alle 10 si fa l'eroina ed è un tossico dipendente. Una volta all'anno si fa il lavaggio del sangue. Vive in una città abbastanza tranquilla nella Svizzera italiana. Ha una vita molto serrata, precisa, schematica e ha paura dell'amore. Lui ha dei segreti inconfessabili. Si evince che ogni uomo ne possa averne solo uno, ma lui sicuramente ne ha più di qualcuno. E non fa nulla per nasconderlo, anche se glielo si legge in viso, se vogliamo. È separato, ha 3 figli, li chiama ogni tanto, ma loro non vogliono sapere nulla di lui. La moglie non è da meno. E forse è questo che paga a caro prezzo, e come ho sempre detto, l'amore è al centro di tutto. E lui vuole recuperare con se stesso, ma per paura dell'amore, delle sue conseguenze, in effetti, che dà il titolo a questo meraviglioso giallo di Paolo Sorrentino, si rifugia in se stesso e ha una vita monotona, schematica, e non sgarra mai. Vive in un lussuoso albergo, ogni mese paga la caparra, l'affitto, come si chiama, non lo so, la rata, insomma, e ci sono delle scene molto nostalgiche. In contemporanea ci sono una coppia di anziani e l'uomo dice cose assurde che ci fa riflettere sul significato e sul passare del tempo. L'uomo dice, vicino alla moglie, molto rigida, molto seccante, molto antipatica: la mia vita è stato uno spettacolo e voglio che continui a essere così. La prova del riscatto sociale, di vivere la vita fino in fondo. La moglie dice: dove cavolo vai? La vita è passata, lo spettacolo è finito. Ciò che è finito da tempo, a quest'uomo è finito circa 80 anni, ma Titta Di Girolamo ne ha 49 ed è prossimo ai 50, quindi la vita è adesso, come dice Claudio Baglioni, però lui non la sfrutta appieno. Lui era un broker finanziario, un commercialista che per una ditta petrolifera faceva intermediario, ma il giorno che ha perso 200 miliardi praticamente lo prese in quel posto e fa questa vita balorda, sagace, triste, rigida, monotona, angosciante, e dà vita a questa pellicola. La cosa più importante, perché non posso certo raccontarvi tutto, perché è un film che merita notevole attenzione, notevole concentrazione, non è un film che guardi e dici carino, devi viverlo fino in fondo. Certo, Paolo Sorrentino esagera un po' gli orpelli cinematografici con i movimenti di macchina, ma quando seleziona quelle musiche, Tony Servillo fuma, la luce del bar dà quella nostalgia presente in tutti noi, quando lui regala la macchina alla barista che li ha sempre adulato, quando lui si fa il lavaggio del sangue, quando lui passeggia, quando lui guida la macchina e sposta i suoi soldi altrove, quando lui fa i giochi di parole, quando lui riflette con se stesso, la sua voce fuori campo di Tony Servillo è qualcosa di magistrale, di aberrante, veramente ti colpisce fino in fondo come una saetta che colpisce al cuore e ti fulmina, appunto. È un film crudo a livello psicologico, ovviamente, e il destino che incombe sul nostro Tony Servillo di Tita Di Girolamo è un destino crudo, il silenzio tombale,
anche se ci sono degli sprazzi che riportano sempre le cose più importanti. Un film che può essere paragonato sotto alcuni piccolissimi punti di vista, Chiedimi se sono felice, dove si parla dell'amore, della malattia, della vita, dell'amicizia, del pensiero che abbiamo in base alle persone, della voglia di andare fino in fondo. Ed è un film drammatico, effettivamente, più che un giallo, un thriller, drammatico, perché è in tutti noi e lo consiglio veramente a chiunque. Su Netflix è disponibile circa dalle 11 di stamane. Oggi l'ho rivisto, sono rimasto veramente col fiato spezzato. A tratti un po' lento, è un film non che scorre velocissimamente, ti fa riflettere, ti fa venire la voglia di farla finire, se vogliamo, ma anche la voglia di riflettere, di apprezzare le cose della vita e di rischiare fino in fondo. È un film veramente che mi ha commosso senza lacrime, perché ti lascia lì nudo con te stesso. Io consiglio la visione a tutti quanti. Vi consiglio di iscrivervi e vedere altri video miei, di iscrivervi e seguirmi sulla pagina ufficiale Foltallegro e di cliccare mi piace sotto questo video e condividerlo. Grazie per la cortese attenzione da Corso Dario. Vedete tutto il video, che è molto, vedete tutto il video, tutto il film, che è molto molto bello. Ciao.